tutti! Oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro uscito recentemente per Edizioni EO. Si tratta del primo libro di una nuova serie, non oserei dire tanto fantasy, ma è un romanzo ambientato in un Giappone immaginario, il titolo in questione è Il canto dell'usignolo di Lian Hearn. Il prezzo di copertina è di 16,50€ e come vi anticipavo la storia è ambientata in un Giappone feudale, appunto immaginario, ma che assomiglia per certi versi a quello che è stato effettivamente. Nonostante le città citate molto spesso non esistano realmente, richiamano però i luoghi veri del Giappone, anche semplicemente le dinamiche fra i clan e le famiglie. Si vede che sono ispirate comunque a qualcosa che è realmente accaduto. L'autrice infatti è una grande appassionata di Giappone, è stata diverse volte in questo paese, quindi si vede che dietro c'è comunque tanta ricerca. Il protagonista di questa storia è Takeo, un ragazzo che fa parte di un clan, gli occulti, totalmente pacifico, che rigetta in realtà la violenza. Accade però un giorno che il grande signore di questa storia mandi a radere al suolo il villaggio di Takeo. Lui però riesce a sopravvivere, è l'unico a rimanere, diciamo, illeso da questo attacco, perché in suo soccorso viene Shigeru Otori, che decide quindi di portarlo via, di cambiare, diciamo, la sua identità per proteggerlo. Ma perché questo signore fa tutto questo per un ragazzo sconosciuto? Forse perché sente affinità, perché gli ricorda il fratello scomparso, o forse perché intuisce che in Takeo c'è qualche cosa che ancora non è del tutto ben visibile, ma che pian piano sta emergendo, come qualche dote magari particolare, un udito molto sopraffino? Ebbene sì, nonostante Takeo sia cresciuto in un villaggio comunque di persone molto pacifiche, sembra avere tutte le qualità perfette per essere un soldato o comunque un assassino. Crescendo in questa nuova realtà, non solo scoprirà qualcosa di più su se stesso, sulle sue origini, su questi suoi strani poteri, ma conoscerà meglio anche la situazione politica del paese in cui si trova. Ci sono infatti diversi giochi di potere, non soltanto da parte del signore delle terre che ci viene presentato all'interno di questo libro, ma gli stessi zii di Otori, che con un pretesto cercheranno di metterlo in difficoltà per avere più potere. Insomma, ci sono diversi giochi di potere, lotte. La prima cosa che ho apprezzato moltissimo di questo libro è senza dubbio l'ambientazione, non solo perché fisicamente i personaggi e la storia sono ambientati in Giappone, ma perché i nomi dei personaggi, gli intrecci familiari, i giochi di potere, i paesaggi, le usanze, tutto richiama il Giappone. Nonostante sia un'opera di fantasia, tutto richiama però il Giappone. E quindi anche se è tutto inventato, anche se quella città non esiste, quella battaglia non è mai accaduta, tu finisci per crederci, finisci per pensare che questi personaggi siano veri, che questi luoghi siano veri. Nonostante non ci siano grandissime descrizioni da parte dell'autrice, secondo me è un'opera che riesce a essere molto evocativa, anche semplicemente nei piccolissimi gesti dei personaggi. O nei loro non gesti e non parole, perché secondo me anche i silenzi giocano un ruolo molto importante all'interno della storia. Per quanto riguarda i personaggi, li ho apprezzati molto, non tanto per il loro carattere, per come si sono posti, eccetera, ma perché attraverso appunto le parole e le azioni si vedeva e capiva soprattutto da dove provenissero. Quindi nel caso di Takeo le sue umili origini, ma poi ci sono anche altri personaggi, a partire da Otori che decide di prendere con sé Takeo e dargli una nuova vita. Il maestro di Takeo che anche lui ha delle doti diciamo un po' particolari. C'è poi una ragazza all'interno di questa storia che è quasi protagonista quanto Takeo. Perché infatti all'interno del romanzo si mescolano capitoli dal punto di vista di Takeo e capitoli invece che ci raccontano la storia di questa ragazza. Completamente diversa per origini, status, anche per carattere da Takeo, ma in un qualche modo le vite di questi due giovani si intrecceranno. Ho apprezzato poi tantissimo questi appunto intrighi e giochi di potere. Nonostante si sviluppino meglio nella parte diciamo finale, nella seconda metà del romanzo, li ho trovati molto accattivanti. Ti tengono incollate le pagine, ti stimolano a continuare, a voler scoprire qualcosa di più, è veramente molto di compagnia e di intrattenimento. Ci sono anche dei combattimenti, c'è dell'azione, ma non è mai
troppa. È secondo me ben bilanciata con quei silenzi e quei momenti, tra virgolette, di stallo che riescono da una parte a caratterizzare meglio i personaggi ed entrare più nel profondo per quanto riguarda i loro sentimenti e dall'altra danno più respiro alla storia senza renderla troppo caotica. Ci sono però anche delle cose che non ho apprezzato di questo romanzo, a partire dal risvolto sentimentale della storia. Come vi accennavo, Takeo non è il protagonista esclusivo di questo romanzo, c'è in realtà anche un'altra ragazza che non vado ad approfondirvi perché secondo me è anche bello un po' scoprire le cose man mano che si legge, però oltre a trattarsi di una storia di azioni, di intrighi, è soprattutto una storia di formazione di questo giovane ragazzo che incontra comunque nel suo cammino, diciamo, di crescita anche l'amore. Il modo in cui è stato sviluppato questo amore è, per i miei gusti, troppo superficiale ed affrettato, ma contando il periodo in cui ci troviamo, contando il fatto che la storia è ambientata in un Giappone, seppur fittizio, non è fuori dal personaggio, nel senso è credibile per quel tempo e per quel posto in particolare. Non è la prima volta che leggo di una storia del genere in uno sfondo di questo tipo. Però sinceramente mi aspettavo un pizzico di modernità in questo aspetto. Mi aspettavo più profondità, più approfondimento dei due personaggi, perché cadono l'uno per l'altra, perché c'è questa connessione. Dal mio punto di vista, quindi parlo veramente in senso molto molto soggettivo, che i due personaggi passano assieme è molto limitato, è molto sottile. Non mi giustifica i loro sentimenti, le loro azioni, la loro chimica. Quindi l'aspetto sentimentale, che non è l'aspetto più presente all'interno di questo libro, ai miei occhi è stato un po' forzato, è stato quasi falso. Non sono riuscita ad apprezzare appieno questo aspetto proprio perché, secondo me, non è stato ben approfondito. Come, secondo me, altri aspetti della vita e del carattere di Takeo che mi auguro vengano poi approfonditi nei prossimi libri. Una cosa che, secondo me, poteva essere sviluppata diversamente, non dico meglio perché chi sono io per giudicare, ma in questo modo non mi sono sentita molto coinvolta, è l'aspetto, diciamo, soprannaturale, questi poteri che si manifestano in Takeo che non vengono spiegati o vengono spiegati fino a un certo punto, che passano quasi in secondo piano, che ci sono e non ci sono. Io capisco che il primo libro è una sorta di introduzione, quindi mi immagino che verrà poi tutto spiegato meglio nei seguiti, soprattutto visto come si conclude questo primo volume. Però ecco, il modo in cui viene gestito questo aspetto del potere, secondo me è anche qua molto, molto frettoloso, molto effimero. Ultimissima cosa che magari non mi ha fatto impazzire è che molti colpi di scena, molti risvolti, secondo me erano molto 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 prevedibili. Non è un male, anzi, mi sono comunque gustata la lettura, però non sono rimasta così tanto sorpresa, non mi ha fatto sobbalzare dall'emozione. Nonostante questo è una lettura molto piacevole, di intrattenimento, le ultime 100 pagine, cioè non sono riuscita veramente a staccarmi dal libro, tutto era passava in secondo piano, c'ero soltanto io e la storia, dovevo assolutamente sapere come andava a finire, come continuava. Questi erano quindi i miei pensieri sul Canto dell'usignolo, io ringrazio Edizioni O per avermi omaggiato di questa copia, mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete già letto, se vi incuriosisce o meno. So che anni fa era stato pubblicato già in italiano questo romanzo assieme ai seguiti tipo in un volume unico, io personalmente non ne avevo mai sentito parlare, ma all'estero so che ha avuto veramente molto molto successo, quindi se lo conoscevate già mi raccomando fatemelo sapere, se lo avete letto o l'avete in lettura ugualmente datemi un po' le vostre opinioni. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!